Risultati positivi per il primo giorno di avvio dei saldi, il giorno feriale di partenza, spiega Valeria Alvisi, responsabile area retina di Confesercenti Arezzo, non ha frenato l'avvio e già questo è un risultato positivo. Adesso aspettiamo di vedere ciò che accadrà nei prossimi giorni, l'auspicio è che il weekend lungo favorisca lo shopping. Seppure presto per fare un bilancio, è altrettanto vero che nel giorno del debutto dei saldi è stato registrato un interesse soprattutto verso gli acquisti di merce con alte percentuali di sconto, a testimonianza che c'è voglia di comprare tra i consumatori che cercano occasioni vantaggiose. Buono il bilancio anche del primo giorno di afflussi e di vendite al Valdichiana Outlet Village. Il prefestivo ha fatto segnare un flusso ininterrotto di visitatori fin dal mattino, con punte di presenze registrate nel corso del pomeriggio. In base ai nostri rilevatori elettronici di presenze, ha dichiarato il center manager Riccardo Lucchetti, la prima giornata di saldi ha fatto registrare un più 5% di presenze rispetto al primo giorno dei saldi dello scorso anno. Qualche coda in uscita dalla Casello Valdichiana della 1 e all'uscita Bettolle della superstrada Siena Perugia, con gli uomini del servizio d'ordine del village impegnati per regolare il parcheggio e il deflusso delle auto. Da segnalare la presenza anche di numerosi camper in sosta nell'area loro riservata e tanti turisti escursionisti che presenti in Toscana, Lazio e Umbria non si sono fatti sfuggire qualche affare. Tra i capi più venduti, cappotti, giacconi e piumini. Molto bene anche le calzature e l'abbigliamento donna.